Senza tempo Barella aveva un po' rallentato l'azione del contropiede, erano un 3 contro 3, poteva approfittarne, però non è stato pronto per scaricare il pallone, però l'intervento è stato fatto direttamente sui piedi proprio per interrompere, per evitare dei pericoli. Cagliari che gioca molto bene in contropiede, anche se finora non ha finalizzato, cioè arriva sino a centro, manca l'ultimo passaggio, manca la precisione, chissà, forse per il fatto che appena cominciato, forse perché manca proprio la precisione nei piedi dei giocatori. Intanto il lancio lungo per Borriello, vediamo se riesce a controllare il pallone, no, anche perché fa buona guardia, fine, la pallone esce al di fuori del rettangolo di laterale per il Bologna. Lancio di però Borriello, secondo segnali, non è in corsa, era in netto svantaggio su Massina, che ha preferito far scorrere il pallone e guadagnare dunque la rimessa con Germani. Eccolo Adem Massina che cerca un compagno vicino, lo trova in Taider, intelligente la girata da parte del Franco, poi da all'indietro in profondità per il tentativo di scatto di Cresci. In vantaggio però c'è Bruno Alves che con un retropassaggio chiama in causa Marco Sparai, maglia quasi bianca con calzettoni e calzettoni bianchi per il espertissimo portiere delle Cagliari. Secondo petardone sotto la curva bulgara.